dottor Giancarlo Locorotondo. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Allora, e grazie per la vostra sensibilità che avete mostrato nell'interessarvi a questa nostra avventura. È una vera e propria avventura. Già l'anno scorso ci avete, come dire, in qualche maniera sorpresi pedalando l'Italia, attraverso l'Italia dal sud al nord. Questa volta invece l'Albania, per non dimenticare la storia, dottore, ce ne parli. Sì, allora l'idea è praticamente questa. Siamo quasi al ventennale dello sbarco degli albanesi in sulle nostre terre, a Brindisi e nel Salento tutto. Questi vent'anni praticamente sono passati e l'Albania, grazie a quell'accoglienza di quel popolo che accolse a braccia aperte i profughi albanesi, grazie a quell'accoglienza ha potuto risvegliarsi, ha potuto andare incontro alla democrazia, al benessere. Oggi l'Albania è un altro paese, come ci dicono tutti i nostri amici che poi pian piano in parte sono rientrati in Albania. Quindi questo noi vogliamo fare, vogliamo ricordare questo ventennale, vogliamo ricordarlo facendo questa ciclopasseggiata al contrario, cioè andando noi in Albania e attraversare tutti i posti principali, tutte le città principali dell'Albania, per ricordare e per dare anche un senso a quello che appunto il popolo del Salento ha fatto in quell'occasione. Ricordiamo che la popolazione del Salento fu vicina ad essere insignita del premio Nobel per la pace. Quindi con grande orgoglio noi vogliamo anche sottolineare la dignità del nostro popolo, il popolo del Salento, che contrariamente a quelle che erano le direttive di governo, ricordiamo quella macchia indelebile che fu il mettere questa gente, donne, bambini nel lager dello Stadio della Vittoria. Quindi vogliamo ricordare il popolo del Salento che in realtà fece qualcosa di positivo contrariamente a quelle che erano le direttive del governo. Ecco, dottore, il vostro gruppo è di 11 ciclisti. Non mi corregga se sbaglio, ma credo che molti di voi siano medici. Sì, c'è di tutto, guardi, ci sono dei medici. C'è di tutto, mi piace, voglio dire. C'è di tutto, perché sì, ci sono dei medici, ci sono imprenditori, ci sono consulenti, ci sono operai. È un gruppo eterogeneo e funziona forse anche per quello, perché lì noi lasciamo tutto quello che è il nostro lavoro, i nostri pensieri, e diciamo che passeggiando poi riusciamo ad avere quella spensieratezza necessaria per fare queste cose. Ecco, l'esperienza dell'anno scorso vi ha portati a attraversare l'Italia per 1200 chilometri da Carovigno a Vignale Monferrato, e sempre con uno scopo benefico, in quel caso ricordiamo l'aiuto agli amici dell'associazione Vida a Pitichinga, e quest'anno invece una manifestazione per ricordare un momento storico, quello che abbiamo vissuto qui nel Salento, naturalmente insieme ai cugini, fratelli albanesi. Lei che ricordo ha di quei giorni, il primo grande esodo? Si ricorda quel giorno cosa faceva? Io lo ricordo in realtà grazie alle immagini che arrivavano, perché io in quel periodo ero all'università, ero a Ferrara, quindi ero fuori dalle nostre terre, per cui mi arrivavano le notizie tramite il telefono con i familiari oppure con le televisioni. Ma il ricordo che ho è di un momento veramente grande, veramente dignitoso, di una grande dignità dei nostri concittadini, di come si sono aperti, di come hanno aperto le loro case, di come hanno aperto i loro frigoriferi, di come hanno sfamato queste persone, di come le hanno accolte.
E oggi tutte quelle persone che hanno fatto quei piccoli gesti oggi hanno devono essere orgogliosi di questo, perché consacrano quello che hanno fatto vedendo quello che adesso è l'Albania, quello che quel popolo in 20 anni è diventato. Bene, allora l'appuntamento è praticamente da domani, ci sarà proprio uno start point, ci sarà una partenza ufficiale? Sì, noi partiremo domani sera da Brindisi, dal porto di Brindisi, arriveremo a Valona, poi subito ci metteremo in bici da Valona, raggiungeremo Berat e quindi saremo lì a Berat il giorno 21, poi il giorno dopo partiremo alla volta di Tirana, ecco lì siamo, dovremmo avere un'accoglienza anche da parte della televisione albanese, che si è messa in ha saputo di questo di questa cosa che stiamo organizzando, si è messa in contatto con noi, per cui faranno anche loro un'intervista, un qualcosa che ancora non sappiamo. Certamente. Allora, io intanto la ringrazio, naturalmente, la ringraziamo insieme a tutta la redazione per aver accettato questa mattina anche di anticiparci, insomma, i passaggi di questa importante avventura, come lei la chiama. Porti i saluti ai nostri fratelli albanesi. Grazie. E naturalmente insieme ai nostri sono convinto possa anche interpretare il pensiero di chi ci ascolta magari in questo momento, anche dall'Albania, e quindi porti anche i saluti da parte dei loro parenti che sono qui nel Salento e che oramai sono diventati salentini, diciamo, al 100%, quindi davvero in bocca al lupo e che si dice? Buona pedalata, che si dice nel gergo? Sì, va bene, buona pedalata, in bocca al lupo va benissimo, allora va sempre bene. In bocchissima allora, grazie. Crepi il lupo, grazie a voi.